Il 2021 sta tramontando e i rapallesi si chiedono cosa porterà l'anno nuovo. Le domande sono tante. Come proseguirà il cantiere del San Francesco, ad esempio? Non salteranno fuori nuovi intoppi? E il porto? Si sogna in grande, ma cosa ci sarà di terminato a fine 2022? E il golfo sarà un luna park di pontoni, ruspe, gru, occhiatte? Gli interventi al fronte mare di Rapallo sono i protagonisti di questa puntata. Sostando all'inizio del lungomare, si abbraccia con uno sguardo l'intero piano di lavori. Dalle dighe al porto, dal castello al dragaggio, fino al San Francesco. Nel biennio 2020-21 il comune ha ottenuto circa 22 milioni di euro di finanziamenti esterni, con un surplus di impegno per l'ufficio lavori pubblici. Un risultato decisivo che ha oberato di lavoro. Iniziamo proprio dal San Francesco, forse il cantiere più complicato e che dopo una brusca frenata ora sembra indirizzato sulla strada giusta. La città è un po' assuefatta da questa presenza, ma i lavori sono necessari per la messa in sicurezza di tutta la zona della Foce e del centro storico. Il cantiere va avanti. Di che lotto si tratta, assessore? Ora stiamo iniziando il primo stralcio del lotto 1, quindi il completamento di quello stralcio che era rimasto purtroppo in sospeso a causa di problematiche con la precedente ditta, e fortunatamente in questi giorni ora stanno iniziando a lavorare, come vedete alle nostre spalle, su questo intervento. Intervento che sarà inserito anche insieme al secondo stralcio per cercare di ridurre al massimo i tempi, ma ridurre anche l'impatto, chiamiamolo, ambientale del cantiere. Andiamo nel dettaglio di quello che si sta facendo adesso, di cosa viene realizzato. Allora, il primo stralcio che stanno preparando, e quindi sono state fatte già diverse riunioni con tutti gli enti coinvolti dei sottoservizi che non sono pochi, perché basti pensare che proprio sotto questi camion che vediamo alle nostre spalle passa la condotta generale dell'energia elettrica che alimenta tutto il centro storico. Quindi il primo stralcio verrà concluso con la posa delle travi che sono già in loco, quindi secondo la vecchia progettazione, quindi con travi cementizie, e verrà concluso questo, diciamo, lotto. Nel frattempo e in concomitanza inizieranno anche le palificazioni del secondo stralcio, proprio per cercare di ridurre i tempi al meno possibile. Questi saranno microcantieri che seguiranno tutto l'andamento del fiume e vedranno chiuso il traffico in determinate zone, quindi cercando, come già stato fatto, di portare il traffico sul centro e ridurre sui lati quello che può essere l'impatto con le attività e le case. Andando avanti, invece, quali saranno le difficoltà? Allora, fino alla primavera diciamo che la situazione sarà analoga a quella che è adesso, quindi con un passaggio centrale sul San Francesco e la viabilità ordinaria sul lungomare. Successivamente cominceranno le vere e proprie demolizioni del San Francesco, quindi i tagli delle solette. È diviso anch'esso in lotti, quindi noi immaginiamoci, per chi ci segue, un rettangolo il San Francesco, quindi quando verrà a cadere un primo di questi due pezzi si creeranno due vortici, quindi due rotatorie sui lati, per poter permettere sia al traffico da corso a Sereto, sia dalla parte di Zoagli, di poter accedere fino a un certo punto, girare e ritornare, creando anche una serie di parcheggi. Questi saranno interventi puntuali che andranno fatti in maniera attenta e cercando di dare il meno impatto possibile anche alle attività sul San Francesco. Ecco, voi avete anche incontrato in precedenza gli operatori, che tipo di sensazioni ci sono, come li avete rassicurati? Sì, allora, abbiamo fatto diverse riunioni e diverse ne faremo ancora. Ora, le riunioni si sono svolte sulla parte, come dicevamo, quindi più tecnica di gestione del traffico, di gestione del cantiere. A brevissimo faremo una riunione invece su quello che sarà il futuro del cantiere, cioè quindi la rimodellazione di questa piazza che dovrà dare degli ottimi risultati anche visivi oltre che funzionali, quindi è tutto in addivenire. Cercheremo veramente di ridurre l'impatto. Chiaramente non si nasconde, la cittadinanza lo sa, ma in particolar modo chi vive sul San Francesco, che è un cantiere decisamente invasivo, cioè quindi fate conto che dovrà essere demolita tutta la sua copertura e rifatta. Si lavora in un alveo di un fiume, questo ha delle difficoltà che sono dettate anche dal clima, cioè quindi lavorare d'inverno ci vuole anche quella solita dose di fortuna, di avere delle giornate che lo permettano,
e purtroppo il periodo che sarebbe invece maggiormente indicato per questi tipi di lavorazioni è il periodo che invece dà un po' più fastidio a noi rapallini o rapallesi, a tutti i nostri ospiti, quindi cercare di mettere assieme tutte queste situazioni per arrivare al completamento entro il 2022 dell'opera. Noi siamo in una zona che è stata già oggetto di cantiere, possiamo ricordare, facendo un passo indietro, cosa già è stato fatto e che risultati avete avuto? Il San Francesco è una pratica che risale ormai da decenni. Nel 2015 è stata trovata una forma di finanziamento, e anche qui mi dispiace ricordarlo, è stata fatta una scelta di finanziamento insieme a Regione Liguria che ha dato una buona parte di questi. Abbiamo creduto in un finanziamento diverso che ci ha dato degli ottimi risultati, ovvero con finanziamenti di opere infrastrutturali statali noi andremo a coprire il 100%, che sono circa 6 milioni di euro di intervento, quindi con un intervento a costo del comune praticamente a zero. Questo è un risultato ottenuto con non poche fatiche burocratiche, ma ci siamo riusciti. E quando vi siete trovati in mano tutti i controlli sotto il San Francesco, che cosa c'era e quali rischi si potevano correre nell'immediato? Certo, allora le perizie dimostravano una forte corrosione dell'impalcato del San Francesco, quindi sulla resistenza della soletta stessa. Da subito si è agito con delle ordinanze sul peso, quindi si sono andati a eliminare quelli che erano, chi si ricorda, i parcheggi al centro del San Francesco, proprio per ridurre questo. In questo momento infatti anche gli autobus non passano più sul San Francesco ma sono stati dirottati sulla passeggiata proprio per questi motivi di sicurezza. Chiaro che un malaugurato cedimento del San Francesco avrebbe portato non pochi problemi, vabbè, nell'immediato sicuramente immaginabili, ma anche poi di ripercussione sul traffico. La scelta di agire è una scelta coraggiosa politicamente e anche a livello di bilancio, perché è un intervento che all'inizio pesava tutto sulle casse comunali, un intervento da 6 milioni di euro, per quanto il comune di Rapallo non sia un comune piccolo, ma comunque era un grosso investimento. Però era necessario farlo perché le perizie parlavano chiaro, quindi non c'erano purtroppo vie di uscita, bisognava intervenire. Si è intervenuto, si sta intervenendo, ripeto, abbiamo avuto una parentesi sfortunata sulla gestione, ma questo è dettato purtroppo anche da determinate regole, regolamenti con cui bisogna tra virgolette giocare, no? Queste sono le regole del gioco. Spaventa un po' questo contenzioso? Ma ci spaventa, no, fino a un certo punto. Noi, ripeto, è una pratica ereditata ma non per questo disconosciuta, anzi facevo parte della precedente amministrazione, lo sottolineo, quindi voluta e riconosciuta. Abbiamo tirato il più possibile con la ditta precedente per non lasciare un buco dove oggi noi vediamo passare le macchine. Chiaramente la situazione era molto molto delicata. Dal momento in cui sono state posate le travi, è stato asfaltato la strada, questo lo ricordo era più o meno a fine giugno del 2019, il giorno dopo è iniziato il contenzioso, quindi una rescissione del contratto in danno all'azienda che poi porterà ai risultati che le sedi opportune riterranno. Alla fine del 2022 cosa resterà da fare? Allora, entro il 2022 noi dobbiamo completare il cantiere. Potrebbe rimanere un minimo di sistemazione, diciamo, di quello che è l'arredamento della piazza. Stiamo colloquiando con un architetto di primaria importanza nazionale, se non internazionale, il quale dovrà darci delle sue idee e dei suoi pareri. Chiaramente ci sono dei paletti da parte dell'amministrazione e da parte della città di Rapallo, che è il ritorno della fontana del Polpo. Il Polpo che è stato nel frattempo ristrutturato, un'opera di Italo Primi, che quindi adesso è presso i magazzini comunali, che dovrà ritornare nella sua posizione originaria, perché questo è quello che noi abbiamo nella nostra, diciamo, storia rapallina e quindi quello. Poi dopodiché si potrà giocare su parcheggi, su traffico e quant'altro. Un'idea fra le tante, e questa è un'idea un po' di cui mi prendo la paternità, sarebbe che questa zona potesse essere, quando necessario, una delle più belle piazze di Rapallo. Mi spiego meglio, quindi dando la possibilità al traffico di accedere da altre parti, poter creare anche degli eventi su questa piazza un pochino più grossa rispetto alle piazze che abbiamo.
Possiamo ricordare infine i nomi delle ditte che stanno lavorando adesso e un'idea, un quadro anche delle cifre, delle spese sui lot. Sì, allora, la ditta che sta lavorando è un consorzio, il consorzio Poliedro, è un consorzio che ha sede in Emilia Romagna, Parma, è risultato primo sulla gara e ha avuto un discreto ribasso. Fermo restando che tra l'apertura delle buste e l'inizio dei lavori, chiaramente con questo bolla edilizia, diciamo, c'è stato anche un aumento dei materiali e comunque siamo sempre nell'ordine del costo totale di circa 6 milioni di euro. La parte che rimaneva era di circa 4 milioni e mezzo di interventi e la parte che era già stata fatta. Quindi queste sono le cifre, le macro cifre. Risottolineo il fatto che il 30% era e rimane a carico di Regione Liguria grazie a un contributo della Regione stessa, per cui ringrazio anche l'assessore regionale che si era occupato di questo finanziamento, quindi, e il resto siamo riusciti, come dicevo, con un finanziamento statale a coprire la spesa. Quindi quello che il Comune doveva investire lo investirà per, in forma chiaramente ridotta, ma per dare una bella piazza alla città di Rapallo. Le perizie di alcuni anni fa dicono che la copertura del San Francesco era in condizioni terribili, con il rischio di un crollo improvviso. Sino all'apertura del cantiere vi si transitava rispettando ordinanze stringenti relative alle limitazioni di peso. Ora questo problema non c'è più, un fatto non da poco considerato il necessario passaggio di mezzi pesanti dovuto ai frequenti problemi sulle autostrade. Le persone che vivono attorno all'area di scavo, in particolare i commercianti della zona, tuttavia, si chiedono per quanto tempo ancora dovranno avere a che fare con i lavori. La prossima estate le opere non si fermeranno e questo potrebbe causare qualche disagio in più. La processione di Nostra Signora di Montallegro a luglio probabilmente nel 2022 cambierà percorso. L'amministrazione sta pensando a come ridurre i disagi. Come state vivendo un po' questo momento e anche le novità che stanno per arrivare? Beh, per il momento l'impatto non è fortissimo, perché comunque il cantiere è all'inizio. Sono lavori che siamo tutti perfettamente consapevoli che siano assolutamente necessari, quindi ovviamente non c'è nessuna discussione in merito al fatto che i lavori si facciano. Chiaro, è come quando hai i muratori in casa, non è che ti faccia piacere, preferiresti non averli, però insomma se ci vogliono ci vogliono e quindi sopportiamo, ecco, insomma. C'è un po' di rassegnazione però, diciamo, di questo cantiere che ormai è da tanto che vi accompagna. Diciamo che allora per un po' di anni abbiamo avuto il lungomare bloccato, speriamo che non si ripeta una cosa del genere. I tempi sono lunghi, però insomma sono stati scanditi in modo abbastanza, insomma, razionale. Speriamo che fili tutto liscio e di poter avere, cioè peneremo per un paio d'anni e però poi alla fine avremo finalmente i prossimi 50 anni davanti a noi di tranquillità, ecco. Qualche richiesta da fare, esigenze dei commercianti, non so, anche per le operazioni di scarico merci, cose di questo genere? Beh, abbiamo un po' di carenza di spazi per effettivamente i fornitori fanno un po' fatica. La viabilità è un po' quella che è a Rapallo, forse si potrebbe studiare qualche spazio in più, almeno in questa zona. Insomma. E prossima estate, diceva l'asino, i lavori ci saranno, comunque alla fine forse qualche fastidio lo daranno in più. Che devo dire? D'altronde, ripeto, se i lavori si devono fare. In questo momento però non so, cioè, perché il cantiere ci sarà quest'estate, ma che parte del cantiere, cioè cosa vuol dire? Che parte sarà effettivamente aperta? Quindi ancora mi sembra che sia presto per stabilire. Quindi vedremo di che cosa si tratterà. Ci auguriamo che, insomma, ovviamente sia tutto fatto nel modo più attento possibile, nel modo migliore possibile, col minor danno possibile per tutti. La vostra attività insiste sull'area del San Francesco, infatti sentiamo i rumori del cantiere da questa parte, proprio verso la foce e tutta l'area transennata naturalmente. Come state vivendo un po' questo periodo che vi vede coinvolti? Allora, diciamo con un po' di apprensione, nel senso che comunque la preoccupazione c'è per una questione sia dal punto di vista del lavoro e sia dalla gestione di tutto quello che è, come vedete, il traffico e tutto ciò che concerne quello. Soprattutto perché in questo momento, rispetto a quello che c'era stato detto nell'ultima riunione che abbiamo fatto in comune con l'amministrazione e i tecnici, dovevamo già essere un pochettino più avanti, nel senso che secondo il cronoprogramma che ci avevano indicato
ad oggi praticamente doveva essere quasi ultimato il primo pezzo, diciamo, a ridosso della del vecchio ponte o di fronte alla farmacia con le vecchie travi. In realtà ad oggi lavori, cioè, di scavo, di ricostruzione non sono ancora stati iniziati. Sicuramente stanno facendo dei lavori comunque propedeutici diciamo, alla palificazione, però siamo ancora un po' indietro rispetto a quello che c'era stato riferito. Come vi state organizzando per lo scarico merci e tutto il resto? Allora, per il momento indubbiamente ci hanno aiutato facendo, praticamente permettendoci comunque di arrivare qua vicino alle attività finché il cantiere è a ridosso, come vedete, della parte verso mare. Ora, nel momento in cui il cantiere proseguirà in avanti, ci hanno detto che comunque ci permetteranno o da una parte o dall'altra di riuscire ad accedere o avere dei posti comunque per lo scarico e il carico merci. Tutto è da vedere, perché purtroppo vedo che le cose evolvono, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo e quindi non so più di questo, non posso dire in questo momento. Ora ci spostiamo al porto, qui le ditte sono al lavoro già da qualche tempo. Entriamo nell'area dei lavori durante un sopralluogo del sindaco, dell'amministratore delegato del Carlo Riva e del direttore dei lavori insieme all'imprenditore Davide Bizzi. Carlo Bagnasco accoglie tutti con una battuta. La mareggiata 2018 è stata esagerata, dice, merita una risposta esagerata. L'obiettivo è trasformarlo in uno scalo che possa competere con altri porti internazionali e la squadra al vertice sembra improntata a raggiungere questa meta entro il 2023. Il prossimo anno però è tutto ancora da scoprire. Per noi questo non rappresenta solamente il porto della città di Via Paolo, che è già una cosa importantissima, ma per noi questo rappresenta la protezione dell'abitato, perché ricordiamo che questa diga per noi, questa che è proprio dove stanno lavorando in questo momento, rappresenta la protezione di tutto l'abitato e di tutta la città, quindi deve essere ben fatta, deve essere protettiva, su questo è importante, e soprattutto volevo riscontrare ed evidenziare con voi il momento che stiamo vivendo a Rapallo. Questi lavori sono i lavori importantissimi, la ditta sta lavorando molto bene, con tanta attenzione e con tantissima collaborazione con la parte politica e con la parte del nostro comune, quindi questo io volevo cogliere anche l'occasione per ringraziare il lavoro enorme. Poi in maniera concreta pensare che in solo 3 anni, perché dico solo? Perché nel pubblico 3 anni sono niente, anche perché sapete benissimo cosa è successo in questi 3 anni, una mareggiata senza precedenti, poi qualche problema giudiziario di questo porto ancora, ahimè, in essere e poi una pandemia a livello mondiale. Quindi oggi è con tanto orgoglio che io sono qua a vedere le ruspe e il cantiere che va avanti e pensare che solo fra 1 anno e mezzo ci ritroveremo con una città completamente rivista. Dico 1 anno e mezzo, ma dico anche un'offerta turistica diversa, perché sicuramente questo porto diventerà, e ne sono certo, il porto più bello del Mediterraneo. Tra poco di questo magari lo vedremo nel dettaglio, parliamo appunto di prospettive, di situazione attuale con Mario Tornaghi, che è l'amministratore delegato della Porto Carlo Riva. Sì, io mi ritrovo molto in quello che diceva adesso, mi permetto di definirlo amico Carlo Bagnasco, per il rapporto che si è instaurato tra il privato, noi, e la parte pubblica, che è una partnership che ha come obiettivo quella di rispettare i tempi, per diversi sfidanti che ci siamo dati, e quindi garantire l'apertura di questa infrastruttura per l'estate del 2023, e lo stiamo facendo con un grosso senso di responsabilità sui due fronti che il sindaco Bagnasco ha citato. Da una parte la protezione del centro urbano, l'obiettivo primario è quello di completare i lavori della diga, e questo è un obiettivo che ci siamo posti di raggiungere già per la fine del 2022. In seconda battuta, quello di restituire alla città un'infrastruttura che le permetterà di competere dal punto di vista dei servizi a mare con, diciamo, con quelle che sono le principali infrastrutture presenti nel Mediterraneo, e noi abbiamo a riferimento anche, diciamo, quelle proprio della Costa Azzurra, che vengono sempre un po' portate come esempio. Crediamo che noi qui non abbiamo nulla di meno, e anzi andremo a ricreare un'infrastruttura con delle caratteristiche di modernità per quanto riguarda il disegno dello spazio acqueo e di qualità di posizionamento dei servizi a terra, che ci permetterà di competere facilmente con queste infrastrutture della parte della Costa Azzurra. Ecco, il sindaco prima diceva il porto più bello del Mediterraneo. In una recente intervista sui giornali l'imprenditore Bizzi diceva non avremo rivali neanche Monte Carlo, diciamo. Sarà un po' esagerato? Ma io credo che bisogna sempre porsi degli obiettivi ambiziosi. Il riferimento a quello, è chiaro che lavoriamo in un contesto che è diverso, ma sicuramente gli interessi sono tanti, e
continuando questo lavoro che abbiamo iniziato con questa forte collaborazione, con l'obiettivo di garantire questo livello di servizi, siamo convinti di riuscire ad attrarre una clientela che possa assolutamente competere con quella che oggi c'è a Monte Carlo. Credo che tra l'altro come sistema paese, il Golfo del Tiguglio è eccezionale, voglio dire, l'Italia è un brand fortissimo, nel momento in cui riusciamo a portare le infrastrutture a un livello di qualità che diciamo, chi è abituato a muoversi anche in contesti internazionali si aspetta, sicuramente a quel punto riusciamo a vincere questa competizione. Parliamo di lavori allora, come dicevamo all'inizio, vediamo le ruspe al lavoro, che cosa è stato fatto intanto fino adesso? Allora, sono state fatte quelle opere propedeutiche a realizzare proprio il potenziamento della diga vera e propria, si è lavorato molto sott'acqua, si è fatto tutto lo scavo alla base della diga, del molo sud, che è la base che serve per appoggiare poi i tetrapodi, i massi di più grande dimensione. E guardando da fuori, oggi lo specchio acqua è ancora così, ma in realtà sono già stati messi giù quasi 20.000 tonnellate di scogli, sono in costruzione centinaia e centinaia di tetrapodi in porto a Piombino che verranno portati qua nei prossimi giorni, già due viaggi in dicembre, e poi a un certo punto si vedrà uscire dall'acqua la diga, perché oggi è tutto sotto. Poi quando si vedrà uscire dall'acqua si capirà la mole, diciamo, di questi massi, di questi tetrapodi, che sono prettamente a difesa dell'abitato e del porto. Poi contestualmente ci sono in atto tutte quelle operazioni di rimozione dei detriti, quindi che si chiamano salpamenti, cioè recupero da mare di tutti i vari detriti, e parliamo di 5-6 mila tonnellate già portate via. Quindi frantumate, portate via. Abbiamo i pontili, adesso qua non li vediamo più, ma in realtà c'erano tre pontili, ne è rimasto uno, diciamo una parte di uno, e con gli altri sono stati tagliati e demoliti perché nel progetto è previsto il loro rifacimento completo, quindi da un sito di prefabbricazione che sta fuori nella Liguria. E verranno realizzati i prefabbricati e verranno poi ricostruiti i pontili. E poi c'è tutta una serie di attività che oggi non vediamo ma che vedremo nel breve, che sono tutta l'impiantistica, tutte le aree a terra che non appena saranno finiti i lavori, quelli più grezzi, diciamo, poi si metteranno in campo e inizieranno anche quelli. Ecco. Lui è Andrea De Prati, che è il direttore dei lavori. Allora poi alla fine in sostanza quanto verrà fuori la massicciata, diciamo, di difesa del porto? Allora, diciamo, rispetto a quella preesistente sarà più larga di circa 15 metri nella parte emersa, in realtà nella parte immersa ancora di più, e sarà più alta sia come scogli, ci saranno scogli molto più grandi, l'uso di tetrapodi sott'acqua però dove non si vedono, diciamo che sono degli elementi più prestanti, ecco, sono elementi molto grandi, artificiali, quindi vengono nascosti, però in realtà fanno lo zoccolo duro, diciamo, della scogliera. E poi il muro, che verrà elevato rispetto ai 5,60 m di prima, verrà a 7 metri, quindi muro che inizierà anch'esso i primi dell'anno prossimo, diciamo nel mese di gennaio-febbraio si inizierà il muro, quindi si vedrà anche andare di seguito questa opera. Il resto del progetto invece come cambierà l'immagine del porto anche nelle altre parti? Stiamo lavorando anche a una riprogettazione architettonica delle opere a terra, quindi interverremo con degli interventi di rifacimento dei moli, delle banchine, delle facciate. Quei due elementi, anzi l'elemento all'ingresso un po' così caratterizzante, che è la torretta che c'è all'inizio di questo molo, nel progetto che stiamo discutendo in queste settimane con le amministrazioni prevediamo la demolizione e ricostruzione con un concept sicuramente più moderno, più funzionale, arretrandolo un po' a lungo quello che è il molo chiamato Langano, così da anche ampliare il corridoio di ingresso nel porto, rendendolo la naturale prosecuzione del lungomare cittadino e creando
hanno quindi un'infrastruttura che nel disegno che abbiamo noi condiviso con l'amministrazione sarà un'infrastruttura permeabile rispetto alla città, quindi dove in qualche modo possa essere facilitato anche l'avvicinamento e la percorrenza. L'obiettivo è quello di collegare il porto Carlo Riva alla promenade che è il nostro lungomare, per fare in modo veramente che sia un porto un pochino come quello di Saint-Tropez, molto fruibile alla città. E ora anche... rimane un po' inaccessibile in effetti, cioè non entri poi nel porto a meno che... però invece l'idea era, è quella di... Questo era il difetto sostanzialmente di questo porto, che rimaneva un pochino isolato dalla promenade, e proprio con questa nuova gestione, con questo nuovo disegno, l'obiettivo è esattamente l'opposto. Si sta lavorando anche tanto sui brand, sul tutta una riqualificazione sul tessuto commerciale, perché poi il porto deve essere anche un porto dei servizi, e anche su questo sono molto avanti. Nonostante, vorrei sottolineare un altro aspetto, quello architettonico, che non ci saranno assolutamente nessuna volumetria aumentata, anzi, se non per quanto riguarda l'impatto ambientale, un ridimensionamento per quanto riguarda l'altezza della torretta, di conseguenza esattamente in diametralmente opposto da quello che magari uno poteva pensare. Ecco, magari chiedo appunto anche questo, che la gente può interessare. No, allora volevo fare un commento, non possiamo ancora in questo momento qua adesso, diciamo, anticipare troppo su quella che sarà la qualità e il brand che sicuramente però abbiamo intenzione di portare, però un commento è importante. Noi vorremmo rendere il porto un'infrastruttura viva tutto l'anno, quindi non solo nel periodo estivo, quando è ovvio che sia viva con i servizi anche a terra, ma creare, voglio dire, delle eccellenze che possono rappresentare una destinazione, diciamo, anche per il tessuto a terra per tutto l'anno, anche fuori dalla stagione, la stagione invernale. Ci possono essere tanti collegamenti comunque con gli alberghi, le strutture, il centro. E sarà così, perché i collegamenti sono tanti, ma anche le idee sono tante, quelle, vedete, purtroppo non è colpa di nessuno, ma anche il salone nautico in generale è uno strumento che va un pochino a calare. Perché no, parlando col dottore, parlando con altre persone, rendere un salone nautico permanente, cioè quindi una sorta di esposizione nautica, soprattutto nei periodi invernali, di barche di grande livello, molto importante, su Rapallo, per fare in modo di dare dal punto di vista turistico una fruibilità praticamente per tutto l'anno per le persone che verranno a visitare le proprie barche, quindi un salone nautico perenne. Ecco, ecco le attività che hanno sofferto, come l'intero porto, diciamo, che sono qui presenti, i danni della mareggiata e anche in questo periodo di mancanza di lavoro, ecco, loro troveranno spazio nel nuovo porto? Cioè, ecco, com'è la situazione per loro? Sì, qui sono gestioni private, ogni contratto poi ha una sua storia, ha una sua caratteristica, di conseguenza una per una penso che la proprietà dovrà insieme a queste persone fare tutte le valutazioni del caso. C'è da dire che non possiamo dire che non sia successo niente, per colpa di tutti o di nessuno, secondo me per colpa di nessuno. Oggi noi ci troviamo un porto che è vuoto, ci troviamo tanti dipendenti del porto che hanno resistito veramente in una maniera esemplare, colgo l'occasione di ringraziarli e di fargli anche gli auguri come abbiamo fatto in più occasioni, perché loro si trovano a essere assunti al porto ma non ci sono più le barche, quindi qualcosa c'è, nessuno ha dimenticato nessuno, anzi noi siamo qua proprio per dimostrare che non deve essere dimenticato nessuno, però non possiamo neanche dire che non sia successo niente, di conseguenza se tu ci avevi un negozio che oggi è inagibile perché è successa una mareggiata, questo è quello che è successo. Non so se posso chiedere se c'è un'idea anche appunto per il futuro, per queste persone, più chiaro un'attività. Noi abbiamo avviato dei dialoghi che definirei costruttivi con tutti i soggetti che a vario titolo avevano un interesse sull'area portuale. Quindi c'è laddove essenzialmente ci sarà una coincidenza dell'attività che veniva svolta con quello che sarà un domani il mix merceologico dei servizi, che verranno però ripensati in un'ottica di una maggiore ampiezza e di una maggiore modernità rispetto a quelle che sono le richieste, sicuramente chi era già qui sul porto sarà un interlocutore in qualche modo privilegiato. Bisognerà fare anche una valutazione sulla capacità di comprendere e sposare quello che sarà il nuovo posizionamento del porto in termini anche di qualità e di livello dei servizi offerti. Un dialogo oggi comunque è aperto. Va considerato che oggi ricreare di fatto da zero un'infrastruttura come questa è un investimento di diverse decine e decine di milioni di euro, e quindi pur nella volontà di
ascoltare e rispettare chi ne ha subito un danno, oggi non essere comunque messe le basi per la sostenibilità di un nuovo investimento che è importante. Ecco, tornando in conclusione sui lavori, possiamo ricordare quali sono le ditte che stanno operando in questo momento? Sono un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Savarese Costruzioni e Sales Costruzioni. Dicevamo all'inizio che era imponente anche il numero di dipendenti al lavoro, di tecnici e operai. Sì, perché in questi lavori qua in realtà si vedono grandi mezzi e quindi il numero di operai non sembra ben rappresentato. In realtà dietro questi grandi mezzi ci sono un mare di attività correlate, quindi soprattutto l'approvvigionamento dei materiali. Giorni fa abbiamo visto per esempio una nave che scaricava massi, questa nave porta 3.500 tonnellate per volta, che sono come 150 camion, cioè per riempire questa nave, e quindi anche qua portiamo dei massi anche qua, e più o meno ogni giorno ci sono migliaia di tonnellate di massi che arrivano anche qua, e quindi sono persone che lavorano anche fuori dal sito. Poi le grandi macchinari li mettono in sagoma questi massi, però bisogna produrli, portarli, lavorarli, eccetera. Come ho detto prima, ci sono attività che sono delocalizzate perché qua non ci sono gli spazi, quindi uno su tutto, per esempio la costruzione dei tetrapoti, che viene fatta a Piombino, dove ci sono squadre che lavorano per costruire questi elementi. Poi ci sono gli elementi prefabbricati dei pontili che vengono prodotti in Veneto, poi arriveranno qua. Quindi questo per non gravare troppo su quello che sono gli spazi, che sappiamo che sono quelli che sono. In ogni caso, per l'estate del prossimo anno sarà ancora difficile vedere qualcosa, comunque avere un po' di respiro del porto? Si vedrà sicuramente un avanzamento importante delle opere, comprese la parte delle opere a terra, perché l'idea di cominciare già con febbraio la ristrutturazione della parte esterna delle opere a terra, partendo proprio dall'inizio del porto. Stiamo valutando in questi giorni, anche con tutti gli enti competenti, l'opportunità di una attivazione parziale almeno del molo Langano. Chiaramente non dovrà essere preso, nel caso in cui dovessimo riuscire ad attivarlo, come un'anticipazione di quello che sarà poi il porto a livello completato, sarebbe sicuramente un qualcosa di provvisorio a valere sull'infrastruttura attuale. Per noi però la priorità e l'attenzione è che l'attivazione parziale non interferisca con la prosecuzione dei lavori, che proprio nei mesi estivi può avere l'impulso maggiore. Quindi stiamo bilanciando quello che è l'obiettivo ultimo e principale di garantire l'apertura nell'estate 2023 con quello che potrebbe essere il beneficio comunque parziale di una attivazione molto limitata nella prossima estate. La città ha colto l'inizio dei lavori come un segnale di speranza e di ripartenza. L'altra faccia della medaglia è il futuro delle attività che lavorano in porto e che dal 2018 vivono una situazione di incertezza. Le attività, che si trovano sotto la torretta e lungo il lato destro all'ingresso dello scalo, erano legate alla prima concessione demaniale data alla Carloriva e che è scaduta il 21 novembre di quest'anno. La nuova direzione avrebbe dovuto rinnovarla chi voleva continuare il proprio lavoro, ma in questa situazione ancora tutta da scrivere, la questione è in stallo. Le lettere di sollecito per la scadenza della concessione sono comunque arrivate e c'è chi ha chiuso, non potendo sopportare altri sacrifici, la mancanza di introiti e di risposte, ma c'è anche chi ha scelto di restare trovando un accordo temporaneo con i nuovi vertici della Carloriva. Restare sì, ma con tante domande, una su tutte: quando apriranno i cantieri a terra, febbraio 2022, cosa sarà di noi? A fine novembre le poche attività rimaste hanno acceso una stella appesa su uno dei simboli dei lavori al porto e hanno realizzato un manifesto di auguri, perché, dicono, in fondo crediamo in un nuovo anno. Nessuno ci garantisce ad oggi, nonostante ci siano stati dei colloqui molto significativi e molto interessanti con la nuova direzione, che cosa faremo sia durante i lavori e sia dopo i lavori, perché durante i lavori anche loro sono con le mani legate, che non sanno come evolveranno. Quindi se il grosso del lavoro riguarderà tutta l'area e diventiamo area da mettere in sicurezza, dovremo uscire dalle nostre attività. Se invece si riuscirà a fare un corridoio in sicurezza, potremo restare, però anche il dopo non si sa, in questa riorganizzazione di quello che sarà il nuovo porto Carloriva, se noi rientreremo dentro con i nostri servizi oppure no. Quindi nessuna risposta certa, nessuna certezza,
e andiamo avanti così in questa, diciamo, atmosfera dal 2018, rimettendoci denaro, perché chiaramente senza la nostra utenza ci rimettiamo denaro, ma abbiamo deciso tutti insieme, cioè guardandoci in faccia, noi restiamo aperti per non far morire il porto. Come si riesce a resistere? C'è una forza di volontà da parte nostra che non viene meno e ci stiamo impegnando, ed è verissimo che oggi economicamente è un discorso negativo e restare in piedi, continuare a mantenere dei dipendenti o provare ad andare avanti è un'impresa decisamente difficile. Quello che per noi è di vitale importanza, la sopportazione che dobbiamo avere. Ossia, se fra un minuto, un giorno, un anno, due anni si può ripartire, allora si fanno dei programmi. Se non abbiamo queste certezze, noi siamo proprio in una notte più oscura. La richiesta che noi abbiamo fatto con un certo ascolto da parte della macchina comunale, e lo facciamo a chi è adesso alla direzione del Porto Carlo Riva, di dichiarare quali sono i loro intenti. Per noi è indispensabile sapere fino a quando dobbiamo continuare a convivere con questa situazione. C'è chi appunto non ha deciso di rinnovare, come nel caso del bar Tortuga. Perché siete arrivati a questa scelta? Io sono arrivato a questa scelta perché purtroppo non c'è più sufficiente clientela da poter servire. Armatori non ce n'è, lavoratori che lavorano sulle barche non ce n'è. E turisti tipo quest'estate? Ma turisti, per fortuna quest'anno sono venuti i traghetti che hanno portato 15-20 giorni di lavoro e tutto si è risolto in questo contesto di tempo. Purtroppo 15-20 giorni in una stagione, dopo averne perse già due, mi sembra un po' poco, e quindi io purtroppo non ho potuto prendere dipendenti, non ho potuto far fronte a tutte quelle che sono le esigenze di un'attività, quindi io ho deciso di chiudere e basta. Immagino faccia male vedere la saracinesca della propria attività, che immagino ha portato avanti per quanti anni? 11 anni. Purtroppo. Chiusa come tante altre che vediamo qui. Esattamente. Purtroppo non è bello anche per una persona dover decidere di finire la propria carriera lavorativa in questo modo. Prima di chiudere, ha chiesto qualche rassicurazione agli nuovi gestori? Ho chiesto alla nuova gestione, no. Devo dire però che la precedente gestione, i signori Riva, i signori Dall'Asta, mi sono venuti incontro il più possibile, mi hanno agevolato moltissimo, anzi voglio ringraziarli tanto, però comunque quest'anno è stata una debacle. Qualche sentimento anche di vicinanza da parte dell'amministrazione piuttosto che della città l'avete avuta? No, silenzio completo, sono 3 anni di silenzio, mi dispiace doverlo dire, ma è così, sia da parte, diciamo, politica dell'amministrazione e sia della città, proprio dei cittadini, degli amici eccetera, c'è stato dal 2018, come se non fosse accaduto niente per noi, no? Perché il porto, certamente il disastro che c'è stato ha fatto vedere le barche, ha fatto vedere la diga, ha lasciato indietro e in disparte chi questo porto bene o male lo ha servito con la propria attività e anche d'eccellenza, che è il lavoro, cioè è poi il sangue del porto, quello che lo fa vivere. Per quello che io dicevo prima, noi ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo detto ok, è dura ma restiamo aperti, perché sennò il porto muore del tutto, perché danneggiato, fermo, non si sapeva quando partivano i lavori, se chiudevamo anche noi sarebbe stato un disastro, ecco. Avete fatto anche dei lavori di tasca propria per ripartire? La mareggiata senz'altro, per ripartire, io ad esempio avevo il parquet e ovviamente dopo la mareggiata ho dovuto rifare il pavimento, impianto elettrico eccetera, indipendentemente da quello che qualcuno è riuscito ad accedere a quelli che erano gli aiuti regionali, ma è il discorso che anche oggi io dovrei ad esempio finire la ristrutturazione del mio ufficio, non la finisco perché non so come evolverà. Io ripeto, il silenzio attorno a noi è stato veramente demoralizzante per tutti, siamo sempre stati zitti su questo, ma senz'altro non ci ha fatto bene. Ecco, tra l'altro un segnale, cercherete di darlo prima di Natale, avete preparato anche un bel cartello, insomma, con i nomi delle attività che resistono, possiamo dire così, qui al porto. Cosa succederà e quando? Il 23 dicembre
una cosa molto limitata dato le nostre economie in questo momento, ma un aperitivo, un farsi gli auguri fra tutti gli operatori, fra le autorità competenti, è un segnale che ci fa piacere dare. Io, forse egoisticamente, ma proprio come immagine mia, non posso pensare a un porto estrapolato dalla città e da una matrice di Rapallo. Gli esercenti non possono essere catapultati da New York o da Milano, ci deve essere un'immagine nostra, ci deve essere un'immagine di qualche cosa che noi e generazioni che portiamo avanti, se no è un satellite abbandonato a sé, proprio anche per cercare di ricompattare quello che è il pensiero della cittadinanza una cosa o l'altra. A mio giudizio, forse egoisticamente, queste attività devono continuare ad andare avanti. Torniamo ora sul fronte mare per una notizia positiva che riguarda l'antico castello. Ricordiamo che è chiuso dal 2018, prima a causa della mareggiata, poi per il drammatico incidente avvenuto nell'agosto del 2019 ai danni di un giovanissimo portoghese di 16 anni sugli scogli attorno all'edificio, per cui lo stesso venne posto sotto sequestro. La storica struttura è ancora chiusa, ma è pronto un piano di lavori. Qual è la situazione attuale di questa struttura storica? La novità è che in questi giorni sono già iniziati i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico. Dico che sono già iniziati non all'interno della struttura, ma in officina. Nel senso, si stanno preparando tutto quello che è il quadro elettrico e nei prossimi giorni verrà aperto il castello e verrà installato il nuovo impianto elettrico per poi poter finalmente ridare l'accessibilità al castello stesso. Ricordiamo il progetto, quindi che cosa farete, come diventerà? Certo, allora il progetto ad oggi approvato prevedeva il rifacimento dell'impianto elettrico interno, quindi per circa 70.000 euro, e mentre oggi in giunta è andato anche il rifacimento dell'impianto elettrico esterno già condiviso con la sovrintendenza, e quindi verrà abbandonato quello che era il circolo basso che noi conoscevamo per essere portato tutto sulle finestre con un gioco di luci che eventualmente potrebbero anche cambiare colore. Questo intervento che dicevo è stato approvato oggi dalla Giunta insieme a un altro intervento molto importante che è il relamping del campo Macera, cioè quindi i fari a LED sul campo Macera che hanno diverse finalità. Innanzitutto l'abbattimento dell'inquinamento luminoso del campo Macera. Oggi il comune di Rapallo ha 6.000 punti LED su tutta la città che hanno dato un forte impatto, di minor impatto luminoso sulla città. Rimaneva questa situazione del campo Macera, un impianto che necessitava assolutamente di intervento, un impianto che era vetusto, dava problemi anche durante alle volte le partite. Verrà rifatto quindi con un risparmio energetico vero e proprio e un abbassamento, quindi un abbattimento di quella che è la luminosità dell'impianto stesso. Stessa cosa, come dicevamo, sul castello verranno fatte queste luci sceniche dalle finestre che permetteranno anche eventualmente, per particolari manifestazioni, per particolari ricorrenze, anche di cambiare colore e donare alla città un monumento colorato. Ecco, allora, prima di spostarci a parlare dell'altro grande tema di Rapallo, che è il dragaggio del porto, abbiamo qui alle nostre spalle anche un tratto di pennello, di diga, anche in quel caso ci sono delle novità? Assolutamente sì, è un intervento che in macroscala fa parte del dragaggio, è un intervento di mitigazione del rischio idraulico. La scogliera dei Porticciolo, conosciuta dai rapallini come Ampuesi, è una scogliera che ormai aveva il suo segno del tempo e anche delle innumerevoli mareggiate. Verrà raffiorata, una parte è già stata raffiorata con questi massi e in totale saranno 33.000 tonnellate di massi che andranno a coprire la vecchia mantellata mantenendo la linea di orizzonte uguale alla stessa, quindi verrà aumentato il piede della mantellata stessa. Questo significa che porterà l'onda di tracimazione, quindi il passaggio dell'acqua 10 volte meno rispetto a quello che è adesso, andando a coprire già tutta la zona di via Venaggi che ultimamente in ogni mareggiata veniva aggredita dai marosi, quindi bisognava chiudere la via e quant'altro. Questo
permetterà anche l'installazione di un nuovo faro di via sulla punta, che è richiesto chiaramente dalla Capitaneria per l'accesso al nuovo porto, che poi vedrete in fase di costruzione. Quindi insieme a questi interventi verrà fatto anche l'apposizionamento di un nuovo faro. I tempi in linea di massima di tutto? Tempi in linea di massima sono brevissimi. Io confido di finire prima della stagione estiva, quindi in aprile 2022 aver concluso l'intervento sul molo. Terminiamo questo nostro percorso parlando del dragaggio del Golfo, un'opera attesa da decenni, probabilmente dagli anni Ottanta. Il nuovo turismo, le frequenti insabbiature a causa del maltempo e delle foci dei fiumi, il maggiore traffico di imbarcazioni e infine il colpo di grazia della mareggiata hanno danneggiato sempre di più il fondale rapallese. Rieccoci dunque con l'assessore Lasinio. Il cantiere è prossimo a partire. In questo periodo il Golfo cittadino è stato suddiviso in 70 settori dove sono stati effettuati dei carotaggi mirati per l'esame del materiale prelevato. Si attendeva l'avvio dell'opera in questi giorni di dicembre, come siete messi? Sì, diciamo che siamo messi abbastanza bene. Sta arrivando dalla Sicilia questa barca, dovrebbe arrivare, quindi essere già sabato mattina in servizio, doveva essere qua lunedì ma a causa maltempo non è potuto arrivare, che sarà l'ultimo intervento propedeutico al dragaggio vero e proprio. Questa barca ha un dispositivo particolare che permette delle indagini subacquee, quindi andremo a mappare visivamente quello che è il fondale di Rapallo, verranno tracciate le ultime linee batimetriche, quindi avremo situazioni puntuali su quelli che sono eventuali materiali ancora in essere. Dopodiché si partirà con la zona attorno al molo di attracco Bruno De Lorenzi, quello dei battelli al centro della passeggiata, e inizierà il dragaggio vero e proprio. Di questo dragaggio una parte del materiale ritenuto maggiormente idoneo servirà alla creazione di una nuova spiaggia che partirà dalla zona dei Cavallini, più o meno, conosciuta come zona dei Cavallini, arrivare fino più o meno al Gran Caffè Rapallo. Questa spiaggia avrà doppia valenza, prima di tutto di difesa dell'abitato, in secondo proprio di spiaggia vera e propria per l'estate. Sarà una spiaggia libera? Sarà una spiaggia libera, ora vedremo in che termini, ma andrà sicuramente attrezzata come spiaggia libera anche rispetto alle percentuali che abbiamo. Anche perché la presenza di un fondale nella situazione attuale stava causando problemi anche alle imbarcazioni, anche agli stessi battelli, se non ricordo male. Assolutamente sì, che il molo di attracco dei battelli era ed è fortemente viziato dalla mancanza di fondo. Al di là dei lavori ad opera del Provveditorato delle Opere Pubbliche che si sono un po' prolungati nel tempo, avevamo e abbiamo questo grosso problema sull'altezza del fondale. Con questo porteremo un'altezza media tra i 2,5 metri e 3 metri che permetterà ai nostri battelli di attraccare già questa primavera in assoluta sicurezza. E alla fine di tutto quest'opera che cosa vedremo al di là della spiaggia? Allora, vedremo sicuramente dove c'è alle mie spalle questo abbozzamento di scogliera, un forte riaffioramento, quindi in parte soffolto e in parte in maniera al di sopra della linea del mare, che permetterà anche in questo caso una riduzione assoluta della tracimazione verso il centro storico. Intervento altrettanto importantissimo in prossimità di quella che abbiamo detto che sarà la spiaggia sarà il convogliamento delle acque bianche del centro. Verranno creati dei vasconi di raccolta di queste acque che potranno anche funzionare eventualmente in caso di emergenza con un pretrattamento, quindi per rendere altro capitolo su cui stiamo lavorando tanto la qualità delle nostre acque che si unisce al depuratore. E questo pretrattamento delle acque avrà anche questo diverse valenze. Uno, quello che abbiamo detto, di poter controllare la qualità delle acque stesse e casomai intervenire qualora vi fossero degli sversamenti, ma ancora di più andare a sgravare la parte di centro storico che ancora oggi ha particolari problemi di eventuali allagamenti durante determinate acquazzoni molto forti. Quindi in caso di acqua molto intensa queste pompe risucchieranno nel vero senso della parola l'acqua del centro per buttarla in mare.
Visto che l'ha citato, il depuratore comunque ha già dato dei risultati sulla foce del Boate, anche sulle analisi dei campioni dell'acqua. Assolutamente sì, quest'estate non abbiamo avuto sforamenti su quelli che sono le analisi delle acque, quindi abbiamo avuto un'ottima stagione balneare. Stiamo continuando su questo, stiamo facendo degli interventi molto importanti anche nel nostro centro, nella zona diciamo delle scuole giustiniane, scuole rosse, dove stanno rifacendo tutto un tratto di fognatura che sta dando qualche problema di traffico, ma è molto importante perché da lì si registravano alcuni possibili sversamenti su un rio che poi chiaramente di conseguenza arrivavano. Quindi un intervento insieme con IREN molto molto certosino di ricerca di eventuali perdite. Il depuratore è in funzione, ampiamente in funzione già ormai da diversi mesi e sta dando ottimi risultati. Vediamo le ditte allora che lavoreranno, i tempi e appunto poi il cronoprogramma. Allora sì, anche qua il cronoprogramma è molto molto stretto, le ditte sono due ditte separate che si occuperanno del dragaggio vero e proprio e delle opere infrastrutturali. Opere infrastrutturali che abbiamo detto sarà il riaffioramento della diga del Porticciolo, il riaffioramento della passeggiata e il convogliamento delle acque bianche. Mentre la parte di dragaggio, che non riguarderà solo esclusivamente la zona del Molo dei Primeri, ma riguarderà come riordino di tutto il fondale del nostro golfo e come altrettanto intervento di dragaggio sulla barra fociva del torrente Boate dal Molo Duca degli Abruzzi, quindi per rendere anche lì ormeggiabile anche barche a vela o comunque barche che abbiano un maggior pescaggio.